Nelle scorse lezioni abbiamo parlato della penetrazione del gotico in Italia attraverso la casa dei benedettini cistercensi che arrivano in Italia e costruiscono le loro abbazie. L'immagine che vedete è quella dei resti dell'abbazia cistercense di San Galgano nel Senese e che caratterizzano questa architettura per la sua semplicità, per la sua quasi povertà, soprattutto per il suo rigore, formale e per la sua severità. Vedete in questo edificio. L'unica concessione, diciamo, a quello che conosciamo per essere il gotico francese è l'utilizzo di questi grandi archi a sesto acuto, ma poi vediamo dei pilastri abbastanza pesanti, poca spinta ascensionale, caratteristiche che si assimilano a qualcosa che assomiglia più al romanico che non al gotico. L'eredità di questi benedettini cistercensi fu recuperata immediatamente in Italia. Dagli ordini mendicanti, soprattutto domenicani e francescani, dei quali abbiamo visto gli edifici fiorentini che fanno da matrice a tutti gli altri edifici toscani e umbri. Se noi guardiamo, ad esempio, la chiesa della Basilica di San Francesco a Siena, troviamo tutte le caratteristiche che abbiamo già visto a Firenze, ossia una grandissima semplicità dell'impianto, una pianta a croce commissa, quindi con una terminazione a T, un'aula unica soprattutto che dà la sensazione di essere in un grande spazio, una piazza coperta, una sorta, dicevamo, di grande fienile, questa copertura capriata, una copertura lignea semplice, una forte illuminazione naturale, un pavimento molto semplice, anche quello, l'assenza di decorazioni plastiche corpose importanti e le cappelle quadrilatere che si affacciano direttamente sul transetto e tutte alla medesima altezza. Questa semplicità non è una semplicità tipica di questo edificio o dell'interno di questo edificio, ma di tutti gli edifici conventuali sia all'interno che all'esterno. Questa, per esempio, è la Basilica di San Domenico a Siena, e qui notiamo lo stesso rigore, la stessa semplicità, la stessa linearità. Intanto si nota immediatamente che la navata centrale, la navata unica, perché si tratta di un ambiente unico, ha la stessa altezza del transetto, sempre per avere questa idea di Hallenkirche, di chiesa a sala, un ambiente alto tutto. Uguale per avere gli stessi spazi in ogni punto della chiesa, una sorta di democrazia, diciamo, assoluta dell'interno, della possibilità di godere della predicazione. E da un punto di vista decorativo, lo spazio esterno non è decorato praticamente da niente se non dall'andamento di queste finestre così verticali, di queste grandi bifore iscritte in archi ogivali. Il paramento murario è un paramento in laterizio semplice, con questa interpunzione che sono le buche pontaie, che come abbiamo già visto nella nostra uscita a Pistoia, sono semplicemente le buche che servivano per realizzare le impalcature, diciamo, per costruire l'edificio, quindi non hanno nessuna funzione decorativa. Diciamo un impianto di grande semplicità. Vedendo chiese di questo tipo, ci viene il dubbio, ne abbiamo viste a Pistoia, ne abbiamo viste a Siena, a Firenze, che il gotico italiano sia tutto caratterizzato da questo rigore, da questa semplicità. E invece vedremo che esistono casi dove questo impianto, diciamo, romanico, tradizionale, quindi più rigoroso, con paramenti murari abbastanza importanti, si innesta in qualche modo in una serie di indicazioni francesi, creando un gotico molto più ricco di quello che abbiamo visto nel caso dei cistercensi e degli ordini mendicanti. In particolare due sono gli edifici eccezionali da questo punto di vista, sono appunto il Duomo di Orvieto e il Duomo di Siena, che io vi ho messo insieme in questa slide. Apparentemente sembrano molto simili fra loro, poi vedremo che invece ci sono differenze e distanze anche piuttosto importanti. Il vostro libro di testo mette prima il Duomo di Orvieto e dopo il Duomo di Siena, anche se in effetti la fabbrica del Duomo di Siena comincia, è un po' precedente, si comincia a costruire prima il Duomo di Siena. Però è anche vero che il Duomo di Orvieto, pur cominciando a essere costruito successivamente, sarà molto importante, influenzerà molto la costruzione anche del Duomo di Siena. Diciamo che sono due edifici che parlano, che dialogano fra loro. E questo sarà determinante nella struttura di entrambi. Se noi guardiamo in particolare il Duomo di Orvieto, ci rendiamo conto, al di là della facciata, guardiamo l'interno, che si tratta di un edificio con un impianto abbastanza tradizionale e caratteristiche che abbiamo già trovato nell'architettura romanica. Quindi
tre navate molto ampie, una copertura semplice a capriate lignee. Le tre navate sono divise da pilastri a base circolare, molto semplici anche questi, molto elementari, potremmo dire delle enormi colonne, che scandiscono delle archeggiature a tutto sesto. Il pavimento è un pavimento anche questo molto semplice, la decorazione è abbastanza limitata e le bande orizzontali bianche e nere di tradizione pisana contribuiscono a stoppare in qualche modo, a interrompere qualsiasi velleità di verticalità, qualsiasi verticalismo. Questa caratteristica si vede anche all'esterno dell'edificio, un edificio che se togliessimo la facciata potrebbe sembrare tranquillamente un edificio di impianto romanico, a parte le finestre, queste grandi finestre caratterizzate da questi archi a sesto acuto, ma un edificio abbastanza pesante, abbastanza corposo. Sulle navate laterali si aprono queste cappelle semicircolari a intervalli regolari, quindi diciamo una struttura abbastanza tradizionale. Noi di questa struttura così tradizionale dobbiamo ricordare due eventi fondamentali per capire quello che succederà successivamente. La prima questione è che questa struttura fu realizzata per un episodio specifico, cioè per contenere le reliquie del corporale, un miracolo avvenuto a Bolsena, che è un paese abbastanza vicino ad Orvieto, dove il parroco, spezzando il pane, appunto, dall'ostia erano uscite delle gocce di sangue e avevano macchiato il corporale, che è la veste appunto del parroco. All'interno di questa chiesa si conserva tutt'oggi il reliquiario del corporale, con all'interno l'ostia spezzata e il corporale macchiato. Questa chiesa fu realizzata per contenere il reliquiario, quindi la chiesa è un'enorme scatola, un enorme reliquiario per contenere queste importanti reliquie. Seconda questione fondamentale da ricordare, nella fase di costruzione di questo edificio, sapete che gli edifici religiosi si costruivano a partire dalla zona absidale, venendo verso la facciata. A un certo punto c'è un cedimento strutturale, la chiesa comincia a cedere, quindi c'è la necessità di chiamare un architetto esperto, si va a cercare un architetto di una scuola importante, quindi si chiama un architetto senese, Lorenzo Maitani, il quale viene ad Orvieto forte delle sue conoscenze in campo architettonico, proprio perché a Siena si sta costruendo il Duomo e diciamo il Duomo è già impostato, quindi lui ha avuto l'opportunità di vedere come è stato impostato il Duomo di Siena. Una volta arrivato ad Orvieto, lui costruirà una serie di archi rampanti per contenere le spinte di questo edificio. Si vede ancora un arco rampante in questa slide. Si vede all'interno della muratura del transetto, nel punto d'appoggio col corpo centrale di fabbrica, ma soprattutto dopo aver messo in sicurezza, diciamo, l'edificio, si occuperà della facciata, che è la parte più importante dell'edificio stesso. E come se ne occuperà? Se ne occuperà in base a quello che conosce. Lui ha già visto come Giovanni Pisano ha impostato la facciata del Duomo di Siena e quindi su quel modello realizza la sua facciata, che è una facciata però assolutamente organica, assolutamente diversa rispetto a quella del Duomo di Siena, lo vedremo. Quindi noi abbiamo questi due elementi, un grande reliquiario e un architetto senese. Due elementi da non trascurare se, come vediamo qua, ci concentriamo un attimo anche sul reliquiario vero e proprio che viene contenuto all'interno di questo edificio. Sulla vostra sinistra vedete il reliquiario realizzato da Ugolino di Vieri. Ugolino di Vieri era un orafo senese, e questo è un oggetto di oreficeria senese realizzato con una tecnica che è quella dello smalto traslucido, che è una tecnica appunto senese. Perché è interessante? Perché evidentemente gli orvietani, felici del risultato del loro duomo realizzato da un artefice senese, chiamano un altro artefice senese che costruisce il suo reliquiario prendendo a modello proprio la facciata del duomo, quindi fa una facciata tripartita anche nel suo reliquiario, con queste grandissime, queste cuspidi così acute, con questi grandi pinnacoli che riprendono la pilastratura della facciata vera e propria del Duomo di Orvieto. Duomo di Orvieto che è molto coerente nella sua struttura perché Lorenzo Maitani appunto ebbe la possibilità di impostarlo completamente dall'inizio alla fine e immaginò come centro focale di questa facciata proprio il rosone. Rosone che ha una caratteristica importante perché al centro del rosone c'è
la scultura della testa del Cristo che rappresenta l'ostia del corporale, e da questa testa del Cristo si irraggia una serie di colonnette che appunto rappresentano i raggi che vengono fuori dal nimbo, dall'aureola del Cristo, e che formano questa specie di pizzo di merletto bianco di trina di marmo all'interno del quale si trova la vetrata dipinta realizzata appunto come uno smalto. Un edificio quindi che ha una forte coerenza in sé, cosa che non si può dire del Duomo di Siena. Il Duomo di Siena era un edificio immensamente più ricco. Già questa immagine ce ne dà la sensazione plastica, cioè intanto qui abbiamo dei pilastri a fascio molto elaborati, una copertura a volte non più una copertura lignea, e considerate che questa è l'immagine semplicemente della zona presbiteriale, quindi la terminazione del Duomo, quindi immaginate le dimensioni di questo edificio. Ma per farci un'idea della ricchezza di questo edificio basta guardare il pavimento, un pavimento ricchissimo, tipico dei senesi, no? Che hanno questa caratteristica della vanagloria, come dirà Dante Alighieri, cioè fanno un pavimento che effettivamente si può vedere bene solo dall'alto, per esaltare una ricchezza eccezionale che è la ricchezza della loro città. Questo in cosa sfocia? Sfocia nell'idea di realizzare un duomo talmente grande che quello che vedete oggi, che è quello che vedete anche nella pianta, sarebbe stato solo il transetto di questo duomo. Questo è il disegno di come sarebbe diventato il Duomo Nuovo. Quello che vedete in questo riquadro è il battistero, qui siamo nella parte absidale del Duomo di Siena. Quello che vedete nel riquadro azzurro è tutto il corpo di fabbrica che sarebbe stato costruito successivamente. E guardate che la gran parte è stata realizzata. Questo è il duomo che vedete oggi. Vedete, questo è il corpo del duomo e questo è il battistero. Ma in realtà le navate del Duomo Nuovo furono costruite. Questa è una navata laterale, una navata destra che è ancora in piedi, e poi la grandissima facciata realizzata appunto per fare da ingresso monumentale. La chiesa non venne mai costruita perché ci furono problemi nel 1348, la peste nera, problemi anche qui di cedimenti strutturali. Il risultato è quello che vedete oggi, quindi il Duomo vecchio e una parte che si innesta, vedete sulla destra, una parte del Duomo nuovo che è rimasta. Perché vi faccio vedere queste caratteristiche del Duomo? Perché questo ci aiuta a capire appunto il travaglio della costruzione del Duomo di Siena, che è una costruzione poco organica. Noi abbiamo detto che il Duomo di Orvieto è immaginato, disegnato da Maitani, costruito, realizzato perfettamente secondo il suo disegno. Il Duomo di Siena ha caratteristiche completamente diverse. Maitani, nel momento in cui imposta il suo edificio, immagina degli spazi tra i portali che sono gli spazi lasciati dai due grandi pilastri che inquadreranno anche l'occhio, quindi il rosone. Questo non succede a Siena. Giovanni Pisano non immagina di dover inserire un rosone, quindi accosta i tre portali con queste tre profonde strombature, e quando in un secondo tempo, già morto Giovanni Pisano, si deciderà di inserire il rosone, quindi uno spazio, di allargare lo spazio, ovviamente gli olimascoli, cioè questi due grandi pilastri che vediamo ai lati, devono essere spostati e andranno a cadere praticamente a due terzi delle ghimberghe, quindi creando un effetto straniante, perché ovviamente non hanno più nessun senso strutturale. Se guardiamo senza i segni, vi rendete conto che questi due elementi verticali che dovrebbero servire da un punto di vista strutturale cadono in una zona vuota e quindi non possono avere funzione strutturale, danno un senso di straniamento. Così come dà un senso di straniamento questa grandissima profusione di sculture che troviamo in facciata e che non troviamo invece nel Duomo di Orvieto, è un duomo molto più organizzato, perché nella parte diciamo più bassa troviamo le sculture eccezionali con il Giudizio Universale, alle quali contribuì anche proprio Maitani stesso, che era anche uno scultore. Nella seconda fascia troviamo i mosaici e nella terza fascia il grande rosone. Nel Duomo senese abbiamo invece una confusione di elementi che hanno un forte sapore espressionista, quindi tantissimo chiaroscuro, tanti elementi che fuoriescono. Il risultato è un piccolo assaggio di Francia in Italia, perché vedete una quantità di gocciolatoi, di tagliavento, di ghimberghe, di gargoyle che vediamo esiste soltanto a Siena. Un edificio unico nel suo genere, perché è assolutamente incoerente da tutti i punti di vista. Difficilmente si può stabilire se è un edificio gotico o romanico, è semplicemente il Duomo di Siena. Probabilmente l'unico
Duomo effettivamente gotico, almeno dal punto di vista plastico, in Italia. Buona serata a tutti.